Ciao a tutte ragazze, bentornate sul canale. Oggi video dei prodotti preferiti e faccio una premessa, nel senso che non lo so, non sono stata tanto brava nello scorso mese, sono stata molto ripetitiva, molto abitudinaria, ho avuto molto poco tempo per giocare, eccetera. Poi c'è stata Pasqua, quindi io figuriamoci, non è che sono stata lì a pitturarmi la faccia perché ero tutta intenta a magnà e a stare con i parenti. Quindi, insomma, vi faccio vedere un pochino quello che ho notato, diciamo, ho amato e ho notato. Seconda cosa, se vi piace il look, trovate tutto nell'info box, vi scrivo il link al post sul blog. Comincio subito parlando di unghie e ho scoperto questo rimuovi smalto della Maybelline per unghie deboli. L'ho trovato al supermercato in un momento di ho finito il rimuovi smalto, ho bisogno con urgenza, l'ho comprato e questa è già la seconda bottiglietta che uso, è iniziata da poco. Mi piace tanto, lo trovo un prodotto delicato e mi piace. Lo uso a volte da solo con tutta la tecnica del cotone, carta stagnola, eccetera, eccetera. Se devo rimuovere smalti con i glitter lo trovo veramente eccezionale, e anche se nel mio barattolino con la spugnetta, tolgo la spugnetta, la lavo, eccetera, l'acetone che metto dentro è questo qua. Comodissimo, lo trovo al supermercato, mi piace tanto. Uno smalto che mi sono sempre dimenticata di inserire, poi mi sono mangiata anche i gomiti, è questo povero smalto di Kiko, che ogni volta appunto perde la menzione d'onore, ma è uno dei miei smalti preferiti, è questo bellissimo viola. Ragazze, è una cosa fenomenale, è uno dei miei colori preferiti e mi piace tantissimo, ce l'ho da parecchio, è il numero 293. Menzione d'onore va a questi smalti qui di L'Oreal, sono i pastelli, io non so cosa riuscirete a vedere voi in videocamera, sono molto chiari, pastellosi, lattiginosi, ma hanno dei colori carinissimi. Alcuni si differenziano veramente per pochissimo, tipo questo qui è più lilla, questo qua è più azzurro, però si vede molto poco, però sono veramente carini, mi piacciono tanto, sul blog vi scrivo tutti i nomi. E quello che sto indossando non rientra tra i miei preferiti, però è questo qui, color frullato alla banana, praticamente, si chiama Lemon Meringue. Altra menzione d'onore, sempre L'Oreal, i loro pennelli. Mi piacciono moltissimo perché sono morbidissimi, trovo che abbiano azzeccato veramente anche la forma, l'ampiezza. Mi piacciono tanto, hanno dei bei manici stabili, mi piacciono tanto. Questo lo trovo buono anche per fare il contouring e sono morbidissimi, anche quelli per occhi sono molto validi. Poi vabbè, ce n'è uno da ciprione, un duo fibre, ok, però i miei preferiti sono questi qua e quelli occhi. Non so se l'avevo già inserita da qualche parte, però la mia matita per le sopracciglia preferita ultimamente è questa qui, la Catrice Eyebrow, e è duretta, mi è stata consigliata da tante di voi. Adesso sto finendo la Manga Brows, che se vedete un po' i miei video vedete che non mi soddisfa. Questa è molto buona, è duretta appunto. Continuo però a preferire quella di Essence, quella marrone di Essence. Prodotto fenomenale secondo me è questo eyeliner qui, è il Precision Eyeliner Pen di Mulac. Eyeliner a penna fantastico, fa parte della palette, eccola qua che la prendo, la Different di Mulac appunto. Ed è fantastico, ragazze. Io sapete che con gli eyeliner a penna è difficilissimo trovare qualcosa che sia super nero e faccia un tratto continuo, che abbia una bella punta larga, cioè non larga, scusate, stretta, una bella punta che ti permetta di fare una codina perfetta, e questo qua è micidiale. Tratto continuo, sempre sopra l'ombretto, eccetera, non è che dovete stare 100.000 anni a passare sopra e poi diventa grigino e poi con l'ombretto si mischia, si asciuga, non si riesce, insomma. Quelli sono tutti i problemi che almeno riscontro io quando uso gli eyeliner a penna, mentre questo qui è pazzesco. Prodotto labbra top è questo prodotto qui di L'Oreal, l'Extraordinaire qualcosa, e il mio preferito è il numero 204, Tangerine Sonate. È stupendo, è super confortevole e ha un colore veramente pazzesco per l'estate, la primavera.
Ragazze, micidiale, sembra di avere acqua sulle labbra e a me dura un casino, anche tutto il giorno. Ripeto, per chi magari mi segue da meno tempo e magari non lo sa, a me dura tutto tanto sulle labbra. Questo qui non è un semplice gloss e non è una tinta, ha un finish veramente bagnato e veramente a me dura un casino. Sono innamorata di questo prodotto. Velocemente passiamo ai prodotti per gli occhi e agli ombretti. Preferita è questa palettina qui di Copin che mi è stata regalata da una di voi. Ti mando un bacio e vi faccio vedere specialmente questi due colori qua, i due colori che sono sopra, perché io li mischio tantissimo quando sono di fretta al mattino, ho bisogno giusto di una spolverata di colore sulla palpebra, faccio un mix tra questi due ombretti con un pennello tipo 217 di MAC, fin fin, e poi niente, insomma, il risultato è naturale e in un attimo ci si è truccati. Non conosco questo brand, quindi io non so dirvi dove si può reperire. Palette preferita è stata la mia compagna di viaggio per il periodo pasquale, è questa qui, la Balm Jovi di The Balm. Mi sono portata via solo questa e ho fatto una cosa intelligente perché ha tutti i colori che mi servono, dai naturali a quelli magari un po' più carini, pazzi, colorati, anche se non li ho mai usati. Ho usato allegro, moderato, presto, adagio, insomma tutti questi neutrals. E poi la figata è che c'è anche l'illuminante, c'è il blush e ci sono anche due prodotti labbra che si possono utilizzare anche come blush liquidi. Quindi stra figata da viaggio, mi piace tantissimo, qualità eccelsa e poi Balm Jovi, ragazzi. Ultimo prodotto preferito del mese è questa palettina qui di Nabla, piena di questi refill che mi piacciono tantissimo e ho visto che per tutti i giorni quando sono stra di corsa o prendevo questa oppure prendevo questa. In due secondi mi ci truccavo e tra l'altro voglio fare un tutorial perché con questa palettina ho fatto il trucco che avevo a DitaTube e lì a DitaTube ho ricevuto parecchi complimenti, anche a me sinceramente piaceva quel trucco, quindi vorrei farlo, aiuto, la spacco, ve lo proporrò. Bene ragazze, questo è quanto, questi erano i miei prodotti preferiti, spero che vi sia stato utile, fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri prodotti preferiti. Niente, basta, ho detto tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazze!